Castellammare del Golfo spegne idealmente le sue 500 candeline e rende onore al suo fondatore, il barone Giacomo Aliata. A lui è stata ribattezzata una piazza nel cuore del centro storico denominata Chiano di la Terra nell'ambito di una giornata di festeggiamenti cominciati già dalla primavera scorsa e culminati nello scorso fine settimana. Al barone Aliata e ai suoi riferimenti certi sulla fondazione del paese si è arrivati attraverso gli studi di uno storico. Non si conosceva la data effettiva della fondazione del paese e poi una mia ricerca di circa un mese presso i notai dell'archivio di Stato di Palermo mi ha portato al successo di ritrovare questo documento delle vigne del 22 ottobre del 1516 che parla della fondazione del paese. È stata grande festa in città dove sono state scoperte le targhe marmoree sulla piazza ad indicare la nuova denominazione. Un cantastorie ha raccontato i vari momenti più importanti che portarono alla fondazione della città in un palco allestito proprio in piazza. La fondazione di Castellammare del Golfo avvenne a seguito di permesso, allora definita licenzia populandi, dato dal viceré Giovanni della Nuca il 10 maggio 1501 al barone Giacomo Aliata che il 22 ottobre 1516 ordinava ai mastri, indicati come Magistri Fabricatores, De Sio e De Alessio, l'edificazione del paese con l'elevazione della cinta muraria. La città è nata contestualmente, si può dire, alla Chiesa Madre, infatti è stato anche l'anniversario della Chiesa perché quel 22 ottobre di 500 anni fa si diede la disponibilità a costruire il luogo di culto. È bello trovarsi qui a condividere, a ricordare. Credo che sia più importante tornare alle origini e in un tempo in cui tutte le notizie vengono un po' fagocitate, sì. Fare memoria e quindi mantenere nel cuore queste belle cose. Dopo 500 anni rendiamo onore a chi ha pensato a costruire questa città. È strano che nessuno se ne fosse ricordato prima. La banda ha accompagnato i vari eventi che si sono succeduti, altro momento clou, l'esposizione dei documenti della Costituzione di Castellammare del Golfo. Le copie, per la prima volta in assoluto pubblicati e resi visibili a tutti, sono state apposte nelle pareti della sala del cinquecentenario, allestita nei mesi scorsi proprio per ricordare questo evento dei 5 secoli di vita di Castellammare. Per l'esattezza, ad essere visibili le copie in pergamena dei documenti relativi al permesso di fondare il paese concesso al barone Giacomo Aliata, copia dell'effettiva fondazione avvenuta il 22 ottobre del 1516 ed il primo documento sull'esistenza del comune datato 1552.